Ehi, la ciurma, io sono Matte Tess, ben ritrovati di nuovo in un episodio di Expeditions Rome, che se tutto va bene, che numero è? 85, 85. Sapete, su Viking, se non ricordo male, siamo arrivati a 95, cioè a quest'ora avevamo già praticamente quasi finito. E invece qui siamo ancora in alto mare, siamo ancora in Egitto, cioè abbiamo fatto la parte introduttiva in Grecia e questa parte qua in Egitto e... ancora non abbiamo fatto niente. Allora, loro stanno facendo un'infrastruttura dove? Chi lo sa? Dov'è la Legio Victrix? Scusatemi. Io l'avevo mandati all'Iron Mine. No? Boh, mentre loro stanno andando a questi hunting ground qua, se non ricordo male. Ma noi, visto che ci siamo, andiamo a vedere la roba per la daga di Tutankhamon, visto che dobbiamo stare. Cosa secondaria. Ah, eccoli, erano appena partiti. Ok. Ah, c'è una pietra con scritto sopra Vixi. Ah, Ursulus e qui dopo quasi cade dal cavallo. Qualcuno l'ha avvelenato. Qualcuno della Vixi l'ha cercato di avvelenarlo. Però scusa, abbiamo un tizio malato? Eh sì, allora torniamo all'accampamento, così lo lasciamo in infermeria almeno. Non fare tutto quel viaggio a vuoto. Cioè no, a vuoto più che altro. Con il tizio là che peggiora solo. Siamo vicino all'accampamento. Lasciamolo qua in infermeria e poi ce lo portiamo. Cioè veniamo a riprenderlo al ritorno. Per fortuna non è uno di quelli fondamentali, cioè uno di quelli secondari come personaggi, per cui non dovrebbe essere un problema lasciarlo qua. Outpost Management, Ursulus, vai qui. Vai di 12 ore, una volta che torniamo starai già benissimo. Ma perché avvelenare proprio lui? Cioè un uomo a caso che non so... Vai. Dai. Ripartiamo. Ah, Ursulus è già stato curato, non abbiamo fatto neanche in tempo, vabbè. Meglio così. Allora, non arriviamo mai, ma tanto ce ne servono due, per cui ho visto che è inutile ora come ora andare a fare delle robe. Ah, la Forum non sta facendo niente? Siamo sicuri che non hanno degli hunting ground da... infatti, guarda, si sono rifuniti questi hunting ground qua, per cui andate. Un accampamento abbandonato di fretta. Lasciamo tutto qua. Ok, trovi le indicazioni per la tomba del fabbro. L'unica cosa che hai da capire è trovare la tomba della balia, Tutankhamon. Non è facile. Spenderei 300 denari. Ottimo. Ok, l'abbiamo trovato. The Egyptians call these symbols divine words. Look here. E lo ieratico. This phrase is the same sequence of symbols we saw in the tomb beneath the pyramid. We are certainly in the right place. Ok. Un pretoriano che investighi il passaggio.
Manderei un princeps di quelli che possiamo sacrificare lui, per esempio. Allora, Baculus non è andato via da più di un'ora, ma l'attesa sembra eterna. Quando riappare, cercate di assicurarvi che non è stato colpito da qualche maledizione antica. Sembra di sicuro molto pallido. Ci ha messo troppo tempo per cercare dei segni di schiava per una DAG. Ah, è molto malato, trovato. Ah, ha trovato uno scorpione che l'ha ferito. Ah, ha trovato una pergamena però. No, ha trascritto delle iscrizioni. Ok, quindi abbiamo degli schemi della pergamena, quindi adesso possiamo tornare a casa, scambiare una ferita da scorpione per un'altra ferita da scorpione. E dai, che ansia che mi fa sta roba qua, dai, stiamo arrivando, Baculus, per favore, non mi schioppare. Guarda la Frorum che non sta facendo niente. La Frorum... Vai qua a prendere dell'altro cibo, dell'altra pappa. In realtà anche la Victrix, potrebbe andare a prendere della pappa nel momento che noi siamo qua. No, ho detto la Victrix, non ho detto tutti. Ok. Entriamo in Seahead perché abbiamo da scambiare una ferita da scorpione per una ferita da scorpione. Cioè, abbiamo lasciato un tizio che aveva una ferita da scorpione per un altro tizio con una ferita da scorpione. Questo però era molto più macabro, diceva, oh, no, se non curato immediatamente morirà fortissimo. E na miseria. Dov'è? Dove è andato? Non mi dire che è morto sul serio. Scusa, è morto sul serio? At your service. È morto sul serio? What the fuck? Ma cioè, siamo venuti qua subito? Ma vaffanbrodo, era anche un princeps. Dobbiamo mettere qualcuno qua a refillare il pool. Chi che era bravo a refillare il pool? Lui. Ma porca miseria, è morto. Fortuna che ho mandato una persona inutile. Però... Scusami, ma la... grazie, si sacrifica... Ma c'è cioè, però... No, proprio... Avrei dovuto mandare uno dei miei, forse. Ma devo riforgiare. Ma nel senso che devo andare a farlo io? Così? Vai. Sì,
Sì, gli assegniamo chi gli ass... chi è che è bravo? Lui. Ma... Vabbè, ci sono rimasto male, non... pensavo, avrei mandato Deianeira a sto punto, magari lei non... Non sarebbe crepata, hanno pochi schiavi di nuovo, per cui li vendiamo di nuovo schiavi. Stanno scendendo, vabbè, tanto comunque non è che... Cioè, a parte vendere, cosa che ci sono i serviti di schiavi? Poca roba. Poca roba ci sono serviti. No, autosmanaggio è un'altra cosa che c'è qua. Upgrade... Ah, c'è l'imperio... Ah no, posso fare l'arsenale adesso? Sì, però no, io voglio fare la foundry prima che non le altre robine. Quindi ho bisogno di tantissimo ferro, come se non ci fosse un domani. Sì, dobbiamo aspettare. Allora, la Floro è tornata al suo accampamento, questa qua sotto, ok. Andate là. E manderei la Victrix qua. E poi anche qua in realtà mi servirebbe, vabbè. Allora, i nuovi reclute arrivano qua. Ma stiamo prendendo pochissime razioni sto giro, ma perché cavolo? Forse per punirci perché lo stiamo facendo troppo spesso? Boh. La Frorum va qua e la Victrix invece va a questo. E noi invece entriamo Sichet. Ci proviamo. Vediamo cosa si può fare. Ok, la spada di Tutankhamon l'abbiamo forgiata, ma è qualcosa di interessante almeno. Oh, l'unico che può essere interessato a questa è Bestia. Ma perché Bestia è ancora con le mani nude? Ha tutto il danno e ignora l'armatura. Non è male. Vabbè, molto meglio di questa comunque. Dai. Vadi. E qua abbiamo le nuove truppe. Vediamo un attimo. Chi abbiamo trovato come princeps? Se c'è qualche princeps interessante. Ma fa schifo, è di livello 10? L'unico Princeps che c'è è di livello 10, fa schifo. Ah, perché questi avevano l'equipaggiamento che gli avevo dato io, forse.
Però il fatto che lui, se non l'ho preso fino ad ora, non lo prenderò mai più. O lo prendiamo, riprendiamo lui, dai, livello 7, vabbè, vuol dire che livellerà più facilmente. Prendiamo Marco Pelletroni, dai, per sostituire il tizio morto. E vediamo un attimo che farci. C'è solo un livello da fare, vabbè. Diamogli uno scudo migliore, diamogli una spada migliore. No, questo direi di no, questo potrebbe servire a bestia magari. Vai. Petronio, hai delle robe. Una daga, no. Semplifica, ma c'è solo gli affari a. Ci proviamo, dai. No, però come skill selection. Ah, deve avere le spude della daga. No, allora no. Metti la spada che aveva prima. No, non era questa. Dove era allora la spada che aveva prima? Mannata. No. Una copesce. Va bene, dai, tieniti questo. Però, questo, noi farei così. Cos'ha? E cos'ha? Senza robe dello scudo. Gli metterei Pilum e Bende, visto che acqua non abbiamo. Potremmo craftare un po' di acqua, effettivamente. Non abbiamo un'acqua. Diamogli un'acqua che non si sa mai. Potrei avere questa, ma questa gli toglie il movimento. Non ci piace, non ci piace. Vada così, dai. Cos'è che rimane da fare quindi? Niente. Da piangere forte perché c'è morto il tizio. Proviamo a recuperare uno vecchio che avevamo perso da mo'. Una recluta speciale. Ma untreated, lo stavo portando in infermeria, vuol dire che dovevo metterlo subito assegnato a Cineros? Per quella ferituncola là? Ah, dobbiamo per. Adesso ci rimane per forza solo da seguire la cosa di. Di andare ad Alessandria, anche se non è che abbiamo tutta sta. Sta voglia. Dove si sta andando? Ah, Hunting Ground, va bene. We need not answer to any barbarian gods. Vai. Do you know what this is like? A 5 razioni, dai, tanto adesso ne guadagniamo 87 miliardi di altro. Dobbiamo andare ad Alessandria. Tanto là c'è una città. Che possiamo attaccare o no, tra l'altro? La legione non è.
Disponibile, ok, ma la regione invece è disponibile o meno? Scusate, ma Alessandria è una piccola cittadina sulle montagne. Che cavolo? Cioè, era praticamente la capitale. Che cavolo stai dicendo? Forse era proprio la capitale. Ma sotto Tolomeo I era la capitale. Se il faraone è ad Alessandria, immagino che lo sia ancora, ma... Strane robe accadono. Ma tra l'altro iniziamo a registrare qua che sono There passati you 20 are. minuti. Well done. I have just arrived myself. Let us enter. Ma sei scema? Cioè l'altra volta sono andato subito e dici che siamo in ritardo. Stavolta dici, ah, sei arrivato subitissimo. Ma non è vero, sono andato a raccogliere banane. Comunque, facciamo che lo vediamo nel prossimo episodio, che sono già passati 20 minuti, qua mi sa che durerà un po' di tempo. Detto questo, io vi saluto, vi ci vediamo nel prossimo episodio. Vi invito come al solito a lasciare un mi piace, un commento qua sotto e iscrivervi al canale se per caso non l'avete già fatto. Ciao a tutti, buona giornata.